un funerale in piena regola. La bara in testa al corteo e dietro la folla di congiunti in lacrime a dare l'ultimo saluto al trapassato. Nella cassa le spoglie della politica, a commemorarla gli operatori del terzo settore. Quella di questa mattina è solo l'ultima originale iniziativa del comitato Il Welfare non è un lusso, che continua la protesta per i tagli al fondo sociale da parte del governo nazionale e per i ritardi nei pagamenti da parte del comune di Napoli. La morte della politica determina la fine dell'autorevolezza delle istituzioni e di conseguenza la fine del welfare, ha così detto Sergio D'Angelo, portavoce del comitato. Oltre 200 le persone che hanno sfilato per le vie del centro, paralizzando il traffico in via Marina. Partiti dal Maschio Angioino, i manifestanti si sono diretti verso Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per urlare la loro rabbia e la loro sfiducia verso le istituzioni che, nonostante i ripetuti appelli, continuano a non intervenire con provvedimenti efficaci per risolvere il problema che mette a rischio il lavoro di oltre 2.000 persone e blocca le attività delle strutture.